Io cercherò di accogliere l'invito di Luigi Consiglio e di esprimere in modo semplice. Quindi partirò dalle coniugazioni che studiavamo noi a partire elementari, futuro anteriore. Vi lascerò, diciamo, la componente, diciamo, del futuro, quello più lontano, a Giorgio Metta, che è sicuramente più titolato di me di parlare di quello che succederà in un futuro più lontano della tecnologia. Cerchiamo di inquadrare oggi quello che sta succedendo oggi nella tecnologia del futuro, quella prossima, quella che può essere adottata anche nell'ambito della sostenibilità, che è uno dei temi portanti del Festival del Futuro. Cercherò di farlo passando attraverso un filo logico in tre passaggi. Punto 1, l'adozione, l'innovazione e le tecnologie da un punto di vista proprio di sviluppo esponenziale di queste. Tecnologie convergenti per la sostenibilità, quindi, che poi è un po' il tema centrale del mio intervento, come le tecnologie consentono di adottare dei comportamenti più sostenibili. E in chiusura, un'innovazione che sia sostenibile per il genere umano, quindi un'innovazione sostenibile per il genere umano, perché poi chi la tecnologia la usa, che siamo tutti noi, che siano aziende, organizzazioni, studenti, lavoratori e così via. Parto dal primo punto. La tecnologia sta crescendo, diciamo, ed è adottata a livello esponenziale. Non è un concetto nuovo, molti di voi oramai hanno piena consapevolezza. Nella seconda rivoluzione industriale abbiamo avuto dei lenti processi di adozione delle invenzioni e delle tecnologie stesse. Mi permetto di consigliare un libro molto interessante. Salim Ismail è un esperto di innovazione che opera e lavora nella Silicon Valley, è anche docente di Stanford, e che sta spiegando come l'adozione delle tecnologie, che possono essere artificial intelligence, robotic, nanotecnologie, tutti elementi di cui ci parlerà poi meglio Giorgio Metta successivamente, stanno effettivamente arrivando addosso con una dinamica di adozione incredibile. Ci sono alcuni fattori di accelerazione, come è stato il Covid, che ha portato automaticamente tutta la popolazione del mondo dell'Italia a utilizzare pesantemente gli strumenti digitali, cose che non si faceva prima. Faccio anche un passo indietro, cercando di essere anche qui un po', se vogliamo, semplice, anche un po' accademico. Mi piace sempre citare Schumpeter. Schumpeter è il ministro delle finanze austro-ungarico, che è ai primi del Novecento, è stato uno dei primi teorizzatori degli impatti sull'economia dell'innovazione. Schumpeter poi, tra l'altro, è stato professore ad Harvard, aveva proprio teorizzato il concetto che, arrivato a un certo livello, l'innovazione si sviluppa a grappoli. Ho citato alcuni degli elementi che secondo me stanno emergendo in modo significativo oggi: la parte dei dati, la robotica, la sanità. Abbiamo utilizzato la tecnologia per gestire una grossa pandemia internazionale in tutti i paesi, in modo direi anche abbastanza efficace e con gran velocità. Il tema della sostenibilità, il web 3.0, metaverso, e quello che sta succedendo è che le ondate di adozione tecnologica stanno accelerando. Questo è il primo punto, è una premessa, è un dato di fatto. Dobbiamo partire da questo ragionamento per arrivare al secondo passaggio logico: le tecnologie convergenti per la sostenibilità. Stiamo arrivando a un concetto di convergenza delle tecnologie convergenti. Per come le definisce Cordis, che è l'istituto di ricerca della Commissione europea, le tecnologie abilitanti sono sistemi di conoscenza che poi si supportano reciprocamente in uno sviluppo di strumenti che vengono adottati. Oggi siamo di fronte a quella che è la piena convergenza delle cosiddette 4C, le computer, comunicazioni, contenuti, consumer, cioè device che sono utilizzati da tutti i consumatori, oggi sono in piena convergenza. Ormai col nostro telefonino noi non distinguiamo più se abbiamo in mano un computer, se vediamo del contenuto, se siamo in comunicazione. Quello che è successo è che abbiamo pienamente connesso gli esseri umani in tutte le loro attività e le loro funzioni attraverso un concetto, diciamo, multi-device, multi-contenuto, multi-communication. La tecnologia è diventata liquida,
è trasparente, non ce ne accorgiamo più, cioè, semplicemente la viviamo, ok? La viviamo e fa parte del nostro, come dire, della nostra vita di tutti i giorni, nei nostri diversi ruoli, studenti, membri di una famiglia, lavoratori e così via. Allora, come ci colleghiamo nel percorso verso la sostenibilità? Oggi abbiamo tecnologie disponibili, le 4C, abbiamo un'altra serie di tecnologie che si sommano a queste che abbiamo citato prima, che ormai sono ampiamente disponibili. L'Internet of Things, la capacità di connettere sensori che rilevano, ad esempio, la temperatura, che rilevano l'umidità, che rilevano qualunque tipo di elementi, con degli strumenti di artificial intelligence che possono dare dei segnali di abbassa la temperatura, alza la temperatura. Vado su questo esempio che è abbastanza semplice. La parte di robotic process automation, la virtual reality e il 5G come elemento di connettività verso il, come dire, verso l'utilizzo di veloce, senza ritardo, dell'utilizzo di questi strumenti. Esistono degli acceleratori che fanno sì che questi strumenti di base siano utilizzati ai fini di sostenibilità. Ne cito uno. La crisi energetica. La crisi energetica sta facendo sì che noi possiamo, le aziende, ma anche le famiglie, per tenere sotto controllo il costo energetico, cosa che prima non era così rilevante, mettere insieme tutti questi strumenti in una rilevazione continua di quelli che sono i consumi rispetto al percepito, eccetera, e arrivare ad avere una gestione ottimizzata dell'energia. L'obiettivo è quello di non spendere troppo di bolletta. Sono strumenti che sono disponibili oggi e che possono essere messi in pratica grazie a questi acceleratori. Oppure, altro campo di applicazione, il cosiddetto BIM, Building Infrastructure Management, la possibilità di gestire questo non soltanto da un punto di vista dell'energia, in qualunque building, in questo, in un palazzo uffici, il consumo di acqua, riscaldamento e tutto quello che sono gli aspetti delle cose che non erano connesse. Allora, abbiamo degli acceleratori che oggi ci servono per spendere di meno, per risparmiare nella bolletta dell'azienda o del negozio, domani ci traghetteranno verso un consumo più consapevole, più sostenibile, dove lo scopo non sarà più usare questi strumenti per risparmiare sulla bolletta, ma usare per questi strumenti per ridurre il nostro impatto nei confronti dell'ambiente. Su alcune risorse, sono alcuni esempi che ci aiutano, come dire, a capire come la tecnologia che oggi è largamente disponibile possa essere combinata, sfruttando un momento come questo, che è estremamente interessante, dove le crisi diventano un motivo per utilizzare in un senso positivo, sano, utile la tecnologia. Però dobbiamo fare attenzione, la tecnologia ci porta anche in altri luoghi. Sono personalmente convinto che il metaverso, gli NFT, il Web 3.0 stiano costruendo una formidabile come dire, connessione tra il mondo virtuale e il mondo reale, dando la possibilità di generare scambi economici tra questi due mondi, ma, come abbiamo visto nelle notizie dei scorsi giorni, le grosse crisi che ci possono essere, ad esempio sulla crisi delle criptovalute, possono rappresentare un grosso rischio reputazionale per la tecnologia. Rischiamo che la tecnologia venga vista come, soprattutto negli effetti post-bolla, come è successo 20 anni fa sulla New Economy, venga vista come qualcosa di cui aver paura, dal quale stare un po' distanti. Questo è un grosso rischio, vedere l'aspetto negativo della tecnologia, anche forse per il troppo, come dire, il parlarne in modo troppo entusiastico. La tecnologia è uno strumento, il mezzo per cui viene utilizzato ci consente di farlo, di farne del bene o del male. L'eccesso di entusiasmo per la tecnologia in quanto tale non è mai utile, bisogna sempre pensare allo scopo. E con questo chiudo con una piccola riflessione sul concetto della sostenibilità applicato all'innovazione, applicato alla tecnologia. Bisogna fare attenzione a qual è la capacità degli esseri umani di sostenere la tecnologia, di sostenere l'innovazione, che siano esse persone, che siano esse aziende, che siano esse organizzazioni. Cito Edward Wilson, che è un sociobiologo che ha studiato le formiche, è famoso per i suoi studi sulle formiche, sugli ecosistemi sociali delle formiche. Questa è una frase che io trovo molto interessante in questo momento.
Noi abbiamo emozioni di natura paleolitica, quindi diciamo, l'uomo si evolve su scala millenaria, le nostre istituzioni si evolvono su scala medialmente secolare, molti degli istituti, da quello giuridico in avanti, hanno, come dire, radici molto profonde. La tecnologia, come dicevamo all'inizio, si evolve in modo super rapido e questo è un grosso rischio. Quindi l'invito è, gli strumenti sono disponibili, bisogna ragionare e lavorare molto su un tema di adozione consapevole e sostenibile. Eventi come questo, il Festival del Futuro, sono estremamente utili per capire che cosa si può fare con la tecnologia, capirla, comprenderla, non esagerarla da un punto di vista di entusiasmo, ma capire concretamente come possono essere possibili.